immagini dedicate a quelli che fanno le bottiglie per la loro testimonianza della creatività del patrimonio culturale italiano. Immagini che documentano la produzione casalinga di un alimento a lunga conservazione come una eredità creativa italiana e come patrimonio culturale tradizionale che è alla base della dieta mediterranea, la quale è salvaguardata dall'UNESCO per la sua salubrità, per la sua sostenibilità ambientale, per il suo valore di civiltà. La salsa di casa è una pratica creativa e anonima che si tramanda di generazione in generazione nelle case, nelle cantine, nei garage dei nostri paesi. L'Abruzzo registra un singolare primato, ovvero sono moltissime le famiglie che tra agosto e settembre si dedicano a queste operazioni casalinghe di conservazione del prezioso ortaggio. La produzione casalinga di grandi scorte di salse e pelati a lunga conservazione coinvolge tutta la famiglia e avviene soprattutto dove il legame con la memoria e la natura è più forte, quindi nei vicoli di paesi e nelle aie, ma anche nelle case, nelle cantine, nei garage delle grandi città. Implica inoltre il riciclo dei contenitori, valorizza il prodotto locale e riduce i costi di trasporto. Eseguita tra agosto e settembre, esercita il suo benefico effetto per tutto il tempo in cui i preziosi recipienti di salsa vengono custoditi nella dispensa, insomma fino al loro consumo. L'antropologa Lia Giancristofaro dell'Università D'Annunzio di Chieti ha scritto persino due libri relativi al rito delle bottiglie di pomodoro. La salsa, insomma, siamo noi. Si tratta di un'eredità contadina che stiamo anche con poca consapevolezza traghettando nel futuro. In realtà ha una grande carica di proiezione, di voglia di fare, di entusiasmo e soprattutto di unità familiare. Con questo non vogliamo dire che tutti quelli che fanno le bottiglie sono bravi, in ottima salute, buoni, famiglie unite, ma che hanno maggiore probabilità di trovarsi in condizioni anche economiche positive, proprio per questa lungimiranza, questo ricordo dell'eredità contadina di mettere da parte quando è in esubero il cibo per le stagioni in cui il cibo è carente, e così si fa per tante altre risorse. Tutto questo poi gira attorno a un prodotto vegetale che noi sappiamo essere ricchissimo di polifenoli, antitumorali e quindi estremamente salutare, e quindi il fatto che lo stoccaggio venga fatto di un prodotto che fa bene alla salute candida le famiglie che lo fanno, oltre a rendere questo prodotto strumento della cucina per tutto l'anno, anche appunto a creare unità familiare attorno a questa gastronomia e anche attorno alla manifattura insieme corale di questo prodotto. Il mese di agosto è il mese delle bottiglie e quasi tutte le famiglie del centro-sud Italia sono indaffarate in questo momento rituale anche di cementificazione della famiglia, anche degli affetti, al lavoro con la salsa. Questo significa innanzitutto che oggi, dopo le energie fossili, l'industrializzazione, i processi industriali, le persone hanno bisogno di fatto di essere attive, cioè di avere un corpo e di far lavorare questo corpo e farlo lavorare tutto assieme. Si usano infatti i processi industriali anche scientifici in questo rituale, che le persone del tutto sprovvedute, analfabete, non conoscono, cioè i processi di organizzazione industriale, di divisione del lavoro e la sterilizzazione, senza la quale questo prodotto diventerebbe velenoso, tossico. Praticamente c'è un grande protagonismo dei nuclei familiari che si riuniscono attorno alla chiamata di quella che di solito è la matriarca, che dà gli ordini, il direttore d'orchestra. C'è una divisione di ruoli dal più giovane, anche dai bambini sono parte attiva, e quindi immagazzinano questo rituale, lo ripropongono, lo conoscono per il futuro, c'è una forma anche di riscoperta consapevole persino negli agrituristi, come dimostra il fatto che con grande successo lo stanno riproponendo presso le famiglie dei turisti, che di fatto il mese di agosto in questa maniera insieme elaborano un prodotto che poi si mangiano a Milano, e questo prodotto sa di estate, sa di momenti emozionanti vissuti insieme. Hai parlato di distanze, ricordiamo che
i giorni delle bottiglie non riguardano solo il centro-sud Italia, ma anche tutti coloro che sono partiti col fenomeno delle migrazioni, hanno portato anche il rito delle bottiglie, casomai a Montreal, casomai a Buenos Aires, casomai a Sydney. Dunque, questo rituale è il protagonista delle famiglie emigrate, addirittura in Argentina, a Buenos Aires, che è gemellata con che ha una, la cui associazione della Madonna del Ponte, dedicata alla Madonna del Ponte, è estremamente dedita a, questo, a questa pratica, portano avanti questo rituale sia per la manifattura delle bottiglie necessarie alle, alla grande famiglia, cioè che l'associazione degli emigranti che fanno cene sociali tutti assieme, e sia chiaramente nelle singole case per le necessità delle singole famiglie. Questo è estremamente sentito, quindi questa pratica è estremamente sentita presso gli abruzzesi e i centro-meridionali all'estero, e perché no, persino nelle grandi città, Milano, Roma, Torino, dove abbiamo scoperto che i nostri correggi regionali emigrati fanno le bottiglie di notte nei garage per non incorrere nelle proteste degli altri condomini, che magari hanno paura della bombola, la bollitura, i rumori, lo sgocciolamento dell'acqua, eccetera, e addirittura certe volte chiamano pure il capo condomino. Ma questi sono pieni di risorse, i fautori di questa pratica, per cui si arrangiano cominciando a luna di notte, quando tutti dormono, e quando, diciamo, quelli che gli osteggiatori, quelli che osteggiano questa pratica, si svegliano, le bottiglie già si riposano, si stiepidiscono nel caldaio. Domande flash, risposte flash, ma la ricercatrice fa le bottiglie? Diciamo che da piccola non sopportavo questo, come un po' tutti i giovani abruzzesi, tant'è che su Facebook si trovano gruppi contrapposti, quelli che odiano fare le bottiglie e quelli che però a 40 anni capiscono l'importanza, anche perché si legano a ricordi, queste pratiche si legano a ricordi dei nonni, della famiglia, delle persone che nel frattempo sono venute meno, e quindi facendo bottiglie ogni anno ho trovato il modo proprio per analizzare e per restituire un po' di consapevolezza anche alle tante persone, diciamo l'80% degli abruzzesi, ancora prese da questa attività. La dieta mediterranea è patrimonio dell'UNESCO, quindi di diritto la bottiglia è un patrimonio. La bottiglia è di fatto un protagonista della dieta mediterranea. Voi pensate che non era neanche stata contemplata questa cultura del pomodoro dentro il dossier della dieta mediterranea. Adesso, per fortuna, grazie a queste ricerche si è sviluppata una consapevolezza del fatto che di dieta mediterranea, fino a che si tratta di mangiare in modo industriale e inconsapevole, non si può parlare. Dieta mediterranea significa attività fisica, amore per il cibo e socialità attorno al cibo. Allora, la salsa siamo noi. Complimenti per questa pubblicazione originale, che ha avuto anche particolare successo in università estere, straniere. Allora, è proprio vero, totalizzante, la salsa siamo noi, c'è chi lavora e c'è chi la scrive la salsa, però adesso è arrivato il momento della laboriosità, quindi prego. E vabbè, c'è anche chi la mangia durante l'inverno. Il giorno delle bottiglie e la relativa dispensa esprimono quindi solarità e fiducia nel futuro, facilitano le relazioni familiari, proteggono l'unità inscindibile di anima e corpo. Questo sapere, basandosi sulla cultura microcomunitaria del dono, del rito e della reciprocità, costituisce la vera base della dieta mediterranea. I giorni delle bottiglie di salsa, indicati come quello delle bottiglie, coincide con la fine di luglio e tutto il mese di agosto. Prima si lavano i pomodori, si lavano per bene, si separano quelli rovinati dai buoni, poi si tagliano a pezzi, si toglie la parte dura, la parte del picciolo, e poi si passano con la macchinetta. Nonna, questa è la salsa a crudo. Mi dai il fazzoletto, nonna? C'è poi la salsa cotta. La salsa cotta invece i pomodori si fanno cuocere prima con odori, cipolla, sedano, basilico, si fanno cuocere, poi
si toglie l'acqua e comunque si passa, la salsa si passa, poi viene imbottigliata, le bottiglie vengono tappate e vengono bollite. Per quanto tempo bollite? Almeno tre quarti d'ora. Per garantire la perfetta... Sì, la conservazione della salsa, che può durare anche un paio d'anni. Di più no? Ma è sempre preferibile evitare 3 anni. Due anni va bene. Fino a 2 anni la conservazione è sicura. Poi può essere a rischio. Quando si comincia a fare le bottiglie per la prima volta nel corso dell'estate? Ma il primo raccolto di pomodori verso la fine di luglio, fine luglio, i primi di agosto, e poi a seconda della raccolta fino a settembre. Nei paesi di montagna di solito la salsa viene fatta a settembre. La conserva che cos'è? Beh, la conserva è un altro modo di conservare i pomodori, cioè viene fatta la salsa che viene asciugata per bene, viene messa su delle tavole di legno e viene asciugata al sole, quindi è un modo di conservare attraverso la disidratazione. È un rito quello delle bottiglie? Sì, si può considerare un rito, un momento comunque significativo dell'estate, perché si conservano i prodotti estivi, c'è l'idea della conservazione dei prodotti in eccesso dell'estate, magari oggi non è necessario conservare perché comunque si trova tutto ai supermercati, però noi siamo per tradizione, siamo abituati all'idea che le cose dell'estate, quello che c'è in eccesso durante l'estate, debba essere conservato per l'inverno. Quindi la generosità dell'estate va preservata, non va sciupata. Certo, non va sciupata. Mai comprato una bottiglia di pomodoro al supermercato? No, mai, mai. Se dovesse succedere sarebbe un errore imperdonabile, immagino. No, più che se dovesse succedere, perché potrà succedere, magari non avrò più la possibilità di fare la salsa per conto mio, mi dovrò comunque adattare. Mi dovrò adattare a usare il pomodoro in scatola. E aiutano anche le nipoti, quindi è un rito totalizzante? Sì, per loro è comunque un divertimento, sono bambine, quindi si divertono a giocare con l'acqua, con la salsa, bevono la salsa cruda, è comunque una partecipazione, è comunque una festa. Faranno loro da grandi le bottiglie al di là dell'aspetto ludico oppure? Me lo auguro che conservino questa tradizione, questo modo di apprezzare il cibo, insomma, di dare valore al cibo naturale. La legna fa più in fretta a bruciare, diciamo, da molta fiamma, e si fa più in fretta. Invece col gas è una cosa molto rallentata, ci vuole molto tempo. Il gas lo adoperiamo più che altro per cuocere i pomodori, in modo che non ci vada impurità, che non ci vadano altri elementi dentro, e poi per sbollire le bottiglie, che sono protette, usiamo la legna. La legna, diciamo, emana pure un po' di fulgine, che per evitare che vada a contatto col pomodoro ci si fa soltanto le bottiglie. Una volta che prende la bollitura, sui 20 minuti per dare una bella sterilizzazione concentrata ai pomodori. Noi facciamo per famiglia la media di 200 bottiglie, sempre qualcosa in più perché c'è sempre qualcuno che manca, perché poi alla fine, essendo che non siamo solo una famiglia, siamo più famiglie, alla fine quando mancano le bottiglie, a chi manca dove sta se le va a prendere, non è che si fanno i particolari, io di più tu di meno e viceversa. Poi se qualcuno sta in difficoltà, diciamo pure come quest'anno abbiamo una sorella che sta in difficoltà, che deve lavorare, facciamo la terza fase e facciamo pure le bottiglie per la sorella e abbiamo completato l'opera. Io
io ho vissuto in Germania, le bottiglie le facevano le cognate, le facevano, oppure l'estate quando tornavamo. E si caricava, allora si caricava la macchina, il portabagaglio pieno di bottiglie, olio, vino cotto che non doveva mancare. Mia suocera faceva qualche papera rossa e diciamo per la strada si andava a vino cotto e papera rossa, se ci fermava la stradale eravamo nei guai. In Germania le bottiglie non le fa nessuno, purtroppo dove siamo vissuti noi, in una grossa metropoli come Berlino, non c'è neanche la possibilità di farlo. Modo per stare insieme alla famiglia, assolutamente, una cosa molto carina, una tradizione che è difficile abbandonare. Passando un po' di tempo insieme si riesce a fare anche qualcosa di molto utile. È causa del complotto, è causa della lotta, abbasso il direttore, la fornaia è cotta e noi cantiamo tutti, vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro, viva! Si prendono i pomodori, si lasciano cadere nell'acqua calda, bollente, poi si scolano e si lasciano scolare un po' quell'eccesso di acqua, altrimenti vengono queste bottiglie molto annacquate. Dopodiché si passano alla macchina, e si imbottigliano, si chiudono e si sterilizzano poi all'acqua, proprio sul fuoco, come ha fatto vedere mio cognato. Quindi si ottiene una bella sterilizzazione con un buon passato di pomodoro. Senza coloranti, senza conservanti assolutamente. Che poi sono tutte quelle che a volte le famiglie fanno proprio questo procedimento. Se ognuno è ciò che produce, se ognuno è ciò che consuma, le bottiglie di salsa casalinga sono dunque le persone che le hanno prodotte e portano le loro stesse caratteristiche. Questa produzione autonoma esprime un mondo domestico e accettabile, un valore condivisibile, uno sviluppo sostenibile che merita di essere conosciuto e valorizzato per il bene delle future generazioni di italiani nei quali si tramanda il rito della salsa. Perché, come già detto, e in fin dei conti, la salsa siamo proprio noi.